Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi dei risultati che abbiamo raggiunto a Pomezia. Noi ci siamo insediati a giugno del 2013, sono quasi 2 anni quindi di amministrazione, abbiamo raggiunto già traguardi importanti. Recentemente abbiamo approvato quello che si chiama il rendiconto di gestione del 2014 ed è un rendiconto entusiasmante sotto vari aspetti. Tanto che cos'è un rendiconto di gestione, anche chiamato bilancio consuntivo? È una certificazione del lavoro svolto praticamente dall'amministrazione locale in cui si valutano entrate e spese effettive e si traccia un resoconto finale dell'anno appena, diciamo, concluso da poco. Diciamo che bisogna intanto mettere il punto da dove siamo partiti. Ho preso la città di Pomezia nel 2013 e abbiamo ritrovato un fardello pesante, quindi 200 milioni di debiti accumulati dai governi dei distruttori, del PD, di Forza Italia, partitini di destra e di sinistra che ci hanno lasciato questa situazione molto pesante. Quello che abbiamo fatto è stato semplicemente invertire la rotta, perché l'andamento era quello di una perdita costante di denaro pubblico causato dalla mala gestione. Abbiamo subito invertito la rotta fin dal nostro insediamento. Beh, intanto, quali sono state le tappe che abbiamo ripercorso? Partivamo da un consuntivo del 2012 che vedeva questa città chiudere l'andamento annuale con un passivo di oltre 7 milioni di euro quando governava il PD. Poi un passivo di 4 milioni di euro, quindi meno 4 milioni di euro nel 2013. Nel primo anno di totale gestione Movimento 5 Stelle chiudiamo con un avanzo d'amministrazione di 4 milioni di euro. È un risultato che, insomma, fa vedere quanto abbiamo effettivamente invertito la rotta, ma che cosa abbiamo fatto per riuscirci? Ma intanto è bastato portare competenza, dedizione ed onestà alla guida della città. Praticamente, ecco, è bastato non rubarsi i soldi, quindi, come si direbbe in gergo comune. E questo significa che abbiamo intrapreso tutta una serie di misure correttive che ci hanno consentito poi di chiudere in attivo questo ultimo bilancio consuntivo. Tanto per cominciare, abbiamo chiuso un ente inutile che costava ai cittadini 4 milioni di euro all'anno per fare niente. Era praticamente un consorzio che è servito semplicemente ai partiti a mo' di assumificio, ecco, di personale, ma poi effettivamente non produceva e non ritornava nulla alla città, quindi 4 milioni di euro all'anno bruciati per fare niente nei confronti della collettività. Abbiamo ristrutturato la società partecipata del Comune di Pomezia, quindi anche lì andando ad arginare le perdite. Abbiamo mandato, cosa importantissima, a gara pubblica tutti i servizi della città di Pomezia che viaggiavano in proroga, quindi una proroga salata che continuava da anni a vedere i cittadini, insomma, sborsare una grande quantità di soldi per servizi poi anche poco efficienti, bisogna dire. Abbiamo smesso soprattutto di spendere soldi senza copertura finanziaria, evitando di creare, come faceva chi ci ha preceduto, debiti fuori bilancio. Nonostante questo grosso lavoro di razionalizzazione, noi abbiamo invece raggiunto traguardi importanti, perché quello che ha fatto la razionalizzazione ha comunque ci ha consentito di viaggiare in parallelo con investimenti importanti verso la città. Abbiamo erogato nel solo anno 2014 oltre 5 milioni di euro di servizi per il sociale, aiutando chi vive in condizioni di disagio economico, tramite per esempio contributi per pagare l'affitto, contributi per chi ha perso il posto di lavoro e per ragazze madri, tanto per fare qualche esempio, ma continuando ad erogare anche l'assistenza domiciliare alle persone con disabilità. Abbiamo esteso la raccolta differenziata porta a porta a tutta la città, quindi prima veniva gestito, diciamo, in maniera poco efficiente il servizio, ma esteso il servizio di raccolta differenziata porta a porta a tutta la città, addirittura ad un prezzo più basso del capitolato precedente, quindi un servizio incrementato ad un costo più basso. Abbiamo finanziato, ecco, un'opera, diciamo, un'attività senza precedenti in questa città, ma la redazione di un piano urbano del traffico per migliorare la viabilità in città, e questo anche incentivando forme di mobilità alternativa come la mobilità elettrica, che
con contributi per chi acquista vetture elettriche ed anche con la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le colonnine elettriche. Abbiamo avviato decine e decine di cantieri in città che ci hanno consentito di realizzare strade, scuole, piste ciclabili, marciapiedi, isole ecologiche. Quindi sono investimenti concreti che oggi in città stanno vedendo la luce. Abbiamo un elemento importantissimo, portato l'acqua potabile nelle periferie della città. I cittadini l'aspettavano da 20 anni, pensate. Erano oltre 20 anni che non potevano godere di questo bene prezioso come l'acqua potabile. Ebbene, noi siamo riusciti a farlo, seppur nelle difficoltà finanziarie che abbiamo trovato. Abbiamo avviato un importante piano per il rilancio del decoro di Pomezia, che passa per diciamo così, il miglioramento della cura del verde, dei giardini e dell'arredo urbano. Abbiamo iniziato, altro elemento fondamentale, l'importante lavoro di tutela del territorio, un territorio che è stato massacrato dalla speculazione edilizia, con il lasciapassare dei partiti che hanno governato la città negli anni passati. Quindi abbiamo avviato questo lavoro di tutela del territorio, deliberando in Consiglio Comunale degli indirizzi che faranno nascere il nuovo piano urbanistico della città di Pomezia, che ci consentirà di mettere al sicuro e al riparo le porzioni di territorio che devono essere restituite invece ai cittadini per il loro godimento. Quindi tutto questo è stato certificato dal lavoro e dal bilancio, dal rendiconto di gestione dell'anno 2014, che ci ha consentito di raggiungere il traguardo di un avanzo di oltre 4 milioni di euro. Ma a cosa servirà questo avanzo? Ahi noi, purtroppo servirà in gran parte a coprire il debito che abbiamo ereditato, oltre 200 milioni di euro. In parte ci servirà comunque ad accantonare dei fondi che ci consentiranno di ammortizzare le eventuali mancate entrate dell'anno in corso, quindi mancate entrate di tasse. Comunque c'è una certa fetta di evasione tributaria che ci colpisce, quindi ragionando in maniera prudenziale ci impone di accantonare delle somme per ammortizzare poi le mancate entrate. Ecco, questo è quello che fa il Movimento 5 Stelle a Pomezia.